Ragazze e ragazzi, buongiorno e bentornati nel canale. Allora, oggi un video dove vi mostro gli ultimi acquisti fatti sul sito Pink Panda, giusto un paio di acquistini, e poi gli acquisti fatti in un negozio di articoli specializzati appunto per l'estetica inerenti alle unghie dell'azienda Clarissa Nails. Allora, passo subito nel farvi vedere cosa ho acquistato dal sito Pink Panda e poi vi farò vedere il resto. Allora, quello che ho acquistato dal sito Pink Panda è la famosissima Luxury Powder, che è nella tonalità banana, che è la famosissima praticamente cipria fissante per il trucco, ma poi soprattutto col fatto che, diciamo, tra virgolette, la tonalità banana è quella che va anche a settare il contorno occhi, quindi serve appunto per maggiormente per andare a fissare il correttore diciamo, per gli occhiaie, per correggere appunto le occhiaie. Ho visto anche che la mostrava la mia amica Miri del canale Makeup per Passione Channel in un suo video e quindi ho avuto proprio completamente la conferma di prenderla perché mi fido veramente ciecamente del parere di Miri e quindi mi sono lasciata maggiormente convincere. E questa praticamente polvere è costata 6,50 euro. Sempre sul sito Pink Panda, è sempre un prodotto della Makeup Revolution, però inerente alle labbra. E sto parlando del set, quello del rossetto liquido e matita labbra, che è il Retro Luxe Kits Metallic nella tonalità Suvering, non so come si pronunci. Comunque vi faccio vedere meglio il colore così capite meglio. Allora, questi sono i due prodotti contenuti appunto nella scatolina. Di questa tipologia ci sono, diciamo, di questi set ci sono sia in versione matte che in versione glossy, quindi lucida, però io ho voluto prendere proprio la versione metallica proprio perché accingendosi alla stagione estiva io adoro i colori metallici in estate, mi piacciono proprio sberluccicare per far risaltare la bronzatura. Quindi un colore metallico per me è eccezionale. Questo è come si presenta all'interno ed effettivamente è un color bronzo, proprio è un bronzo liquido, direi. Ecco, questo è lo sguaccino. Guardate che meraviglia! È proprio un bronzo, 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 bellissimo. Io lo adoro questo colore. Non vedo l'ora di indossarlo perché ancora non l'ho provato sulle labbra, però sicuramente mi darà l'effetto che io desidero. E questa è la sua matita correlata, quindi la matita che andava in combo, che cercherò di aprire per farvela vedere. Eccola qui. Questa è la matita. Guardate che meraviglia che la matita, ancora più chiara, ma anche solo la matita, ragazze. Guardate, credetemi, indosserei anche solo la matita perché è ancora più. Questo è proprio un color oro, meravigliosa, bellissima. Quindi, secondo me, è stato un acquisto veramente azzeccatissimo perché rispecchia proprio tutto ciò che mi aspettavo da questo set. E questo set di matita e rossetto liquido costa 9,99 euro. Allora, vi devo dire la verità, non avevo tutta questa fretta di fare questi acquistini, però avrei potuto anche aspettare un secondo momento per prenderli. Però, siccome mi è arrivato un messaggio sia tramite mail ma anche sulla pagina di Instagram di Pink Panda, e quindi ho voluto assolutamente approfittare della possibilità di ricevere con solo, anche spendendo soltanto 15 euro dal loro sito, di ricevere la bellissima palette di Makeup Revolution dedicata a 1 milione di iscritti. Quindi, siccome Makeup Revolution è arrivato a 1 milione di iscritti appunto sulla pagina di follower, quindi sulla pagina di Instagram, se non ho capito male, e quindi hanno creato questa palettina appunto per noi follower.
E questa è il suo packaging, bellissimo, in questo rosa gold con la scritta 1 milione, vabbè, Revolution Makeup London, e appunto è una palette in edizione limitata e quindi non potevo perdermela, visto che io amo le palette di Makeup Revolution di iHeart, adesso chiamata iHeart Revolution, non è più iHeart Makeup, e questi sono appunto i colori contenuti all'interno. Dentro c'è uno specchietto grande quanto, diciamo, lungo quanto appunto la palettina, e questi sono i colori contenuti all'interno della palette. Che dirvi, ragazze, io credo che sia meravigliosa perché richiama in pieno proprio il mio gusto nei colori di una palette, sia per quanto riguarda i marroncini, bronzati, dorati, ma anche per quanto riguarda tutte quelle tonalità sul prugna e sul rosa. Adesso ve li vado a svuociare tutti. Allora, il primo appunto, allora vado a coprirlo. Ecco qui, vi svuoccio il primo, che è appunto uno champagne dorato, che è questo qui, guardate che meraviglia. Ve lo vado a svuociare qui ed è questo, guardate che pigmentazione pazzesca, veramente bello. Il secondo è un marrone, più che altro è un marrone bronzo, diciamo dorato, che è questo qui, anche questo è un colore bellissimo. L'altro è un tipico proprio marroncino, direi, guardate che è questo. Eccolo qui. Cioè, rendiamoci conto della pigmentazione di questi ombretti. Adesso passiamo nella parte, e questi tre sono tutti e tre sheer. Adesso passiamo nella parte, diciamo, matte, dove c'è questo color, direi rosa antico, malva più che altro, matte, che è questo qui. Poi, ce n'è un altro invece che è sheer ed è, guardate che meraviglia, mamma mia, diciamo che più che altro è un malva più scuro, quindi quasi un prugna, guardate che meraviglia. Mamma, che pigmentazione. Poi ce n'è un prugna ancora più scuro, anzi quasi violaceo direi, che è matte. Eccolo qui. Bellissimo. E adesso riprendiamo un attimino con i colori nuovamente marroncini, e abbiamo questo, non so come definirlo, marrone scuro, marrone bronzo, marrone con una punta di violaceo all'interno, non so come definirlo, comunque ve lo swatcho qui. Guardate che meraviglia che è, bellissimo. E l'ultimo è un classico proprio marrone matte, proprio marrone bruciato matte, che è questo qui. Scusate se vedete qualche sberluccichio vicino a questo colore, ma è perché avevo diciamo già il dito sporco di un altro ombretto. Comunque, questi sono tutti gli svuocini di questa bellissima palette di 2, 4, 6, 8 tonalità di ombretto, veramente, veramente fantastiche. Quindi diciamo che mai palette fu più azzeccata, almeno per ringraziare, diciamo, i follower con queste tonalità. Bellissima, io la adoro e quindi è stato un omaggio. Allora, conclusi gli acquisti da Pink Panda, vi dicevo, ho acquistato in un negozio dove io mi reco, cioè frequentemente, il mio, diciamo, negozio abituale per quanto riguarda i prodotti inerenti alla mia attività di estetista, e ho acquistato dei prodotti inerenti appunto alla ricostruzione unghia della Clarissa Nails. È arrivato questo marchio in questo negozio e quindi ho voluto provare anche questo marchio, e soprattutto questa marca, diciamo, e soprattutto perché è un nuovo prodotto che stavo già corteggiando da un po' di tempo, che è il prodotto, quello, il sistema Acrygel, quindi è il sistema che comprende sia l'acrilico che il gel. Diciamo che tra i due sistemi io adoro il sistema acrilico, io amo l'acrilico, la ricostruzione in acrilico per me è molto più bella, è vero che è anche più lavorata per quanto riguarda dalla parte appunto della persona che lo esegue, quindi della tecnica che la va a eseguire, rispetto al gel, che è anche molto, forse più pratico, però a me effettivamente il gel non piace molto. La cosa che del gel che diciamo va a essere vantaggiosa è che evita il cattivo odore che magari
può avere il monomero, che è quel prodotto che serve per attivare le polveri acriliche. E quindi magari il vantaggio è questo, però tutto il resto a me piace più la ricostruzione in acrilico. Diciamo che ho voluto provare questi prodotti, non specifico è questo il prodotto, che è il Gel Acrylic System, quindi appunto va a abbracciare il sistema gel, il sistema acrilico, e questo prodotto è chiamato Gel Suprema. Io ho preso il color trasparente per poter fare la struttura, perché di questo linea praticamente ci sono tre colori: il bianco gesso, il cover, quindi un color rosa per coprire le imperfezioni delle unghie, appunto il trasparente. Io, siccome dovevo ancora provare, ho voluto appunto acquistare il trasparente per poterlo effettivamente testare. Poi ho preso un primer di quelli che va a catalizzarsi all'interno della lampada UV. E allora, il sistema gel e acrilico, velocissimamente vi dico che viene lavorato appunto con il pennello imbevuto in una soluzione. In questo caso la soluzione è questa qui, che è una soluzione disinfettante. Quindi diciamo, per lavorare questo prodotto abbiamo bisogno di un liquido inodore, praticamente non a cattivo odore, nulla. Questo tipo di lavorazione appunto viene questo tipo di prodotto viene lavorato come l'acrilico, quindi immergendo il pennello nel liquido. Può essere lavorato per tantissimo tempo perché non cola, quindi è una cosa fantastica. L'unghia vi esce alla perfezione, cioè esce come voi volete, non avete il problema che anche col caldo il gel magari comincia a che cola, e soprattutto non asciuga l'aria, quindi non ci sono tempi brevi tipo l'acrilico, che comunque dovete saperlo lavorare anche in tempi, non dico brevissimi, però considerando il fatto che asciuga l'aria, si asciuga, diciamo, in modo diverso rispetto al gel, e quindi possiamo lavorarlo tantissimo. E poi va messa, inserita la mano appunto nel fornetto o nella lampada UV oppure nella lampada LED, in base a quella dell'utilizzo. Comunque, questi sono stati i tre prodotti che io ho acquistato. Onestamente, i prezzi non me li ricordo, anche perché io, essendo una professionista, ho una scontistica diversa rispetto a un cliente, diciamo, normale che entra in un negozio, perché giustamente noi lavoriamo tutti i giorni con questi prodotti. Quindi abbiamo degli sconti riservati alla categoria. Ecco ragazze, quindi questi erano gli acquisti fatti nell'ultimissimo periodo, appunto proprio a stretto giro. Sono le ultime cose che ho comprato in questi 2 giorni. Infatti, il pacchetto mi è arrivato ieri, questo della Pink Panda, e così come il set, questo qui delle unghie, lo sono andata a ritirare ieri. Perdonatemi per quanto riguarda il dito, purtroppo vi devo mostrare il medio, perché è il dito dove io ho provato appunto il sistema acrilico, il sistema Acrygel. Ecco, magari ve lo faccio vedere in questo modo, forse sembra meno sgarbato. Ecco, questo qui, guardate che sottigliezza, anche praticamente l'unghia sembra naturalissima, non c'è spessore, non c'è nulla, guardate che meraviglia, è perfetta. Considerate che l'ho lavorata da sola, quindi comunque molto più difficile lavorarle su se stesse le unghie che non quando andiamo a lavorarle sulle clienti. Questo è proprio diciamo l'effetto naturale, non ho messo poi finitura e niente, giusto per mostrarvi come viene l'unghia una volta andata soltanto ad aggiustare un attimino gli angoli, ma un minimo proprio, credetemi, mai stato più veloce, lavorazione più veloce. E quindi questo è proprio l'effetto finale dell'unghietta. Quindi questo è quanto. Allora ragazze, vi ringrazio se avete guardato il video fino a qui. Mi raccomando, non dimenticatevi di spolliciare. Se volete potete anche condividere sui vostri social i miei video, perché io sono un canale comunque piccolo e ho bisogno di crescere, e l'unico modo è siete voi per me, che mi appunto guardate i miei video. Magari, se vi fa piacere, condividetelo appunto anche su Google Plus. Lasciate un commentino se avete bisogno di qualche indicazione, io sarò sempre pronta a rispondervi. E nulla, mi raccomando, se vi siete passati di qui per caso, iscrivetevi, attivate la campanellina così sarete sempre attivati. Io vi do appuntamento a un prossimo video, vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto. Ciao a tutti!